Buongiorno ragazzi, oggi scopriamo come gli egizi imbalsamavano le mummie. Voi direte, ma adesso è la nostra lezione di inglese? Sì, lo scopriamo in inglese. Siamo a pagina 46 del nostro libro. Il testo è abbastanza complicato, però che cosa dobbiamo fare? Prima di ascoltare la mia traduzione, ascoltate per un paio di volte la lettura che c'è a pagina 59. Così vi esercitate sull'ascolto e provate ad immaginare la traduzione. Dopo aver ascoltato due o tre volte pagina 46, ritornate su questa lezione e ascoltate la mia traduzione. Così vedete se quello che avevate pensato coincide con la traduzione corretta. Page 46. Activity 1. Listen and write. Here are the instructions for how to make a mummy. Benissimo, ecco le istruzioni per fare una mummia. Scopriamo le istruzioni per fare questa mummia. Wash the body in Nile water. Wash e lava il corpo nell'acqua del Nilo. Take out the organs. Take out the organs. Prendi, togli tutti gli organi. Mi raccomando, non rifatelo a casa. Wash the liver, lungs, intestines and stomach. Wash, conosciamo, sappiamo che è il verbo lava. Lava, the liver, liver è il fegato. Lungs sono i polmoni, gli intestini e lo stomaco. Put them in canopic jars. E metti, put e metti dentro, jars e vasi, nei vasi canopi. Ricordate i vasi canopi? Ok. Canopic jars are special containers for the organs. Canopy jars, i vasi canopi, are special containers, sono dei contenitori speciali per gli organi. Put the heart back in the body. Put the heart in back in the body. Put significa metti, rimetti il cuore all'interno del corpo. Quindi dopo aver tolto gli organi, rimettiamo il cuore all'interno degli organi, del corpo, the body, body e corpo. The heart is the center of intelligence and of the soul. The heart, il cuore, è il centro dell'intelligenza. And of the soul, sulle anima, dell'intelligenza e dell'anima. Each canopic jar has a lid with the head of a god. Ogni vaso canopi ha come coperchio la testa, head of God, la testa di un dio. Happy is the god with a baboon head. Api è il dio with a baboon head, con la testa di babbuino. It represents the north. E rappresenta il nord. This jar contains the lungs. This jar contains the lungs. Questo contenitore contiene i polmoni. Vediamo il secondo canopy. Ah, ovviamente è terminato il lavoro, voi mettete il nome dei canopi giusti. Duamutef is the god with a jackal head. Duamutef è il dio con la testa di sciacallo, jackal e sciacallo. It represents the east. This jar contains the stomach. E rappresenta l'est. Questo contenitore, questo vaso contiene lo stomaco. Imseti is the god with a human head. Imseti è il dio, is the god with a human head, il dio con la testa umana.
It represented the sud, rappresenta il sud. It represents the south. This jar contains the liver. This jar contains the livers. Questo vaso contiene i polmoni. E il fegato, liver e fegato. Kibbe Senwef is the god with a falcon head. Kibbe Senwef, che già non scioglie lingua, è il dio con la testa di falco. It represents the west. E rappresenta l'ovest. This jar contains the intestines. Questo vaso contiene gli intestini. Aspettate che vado un'altra pagina. Cover the body with a special salt called natron. Cover the body. Copri il corpo con uno speciale, con un sale speciale chiamato natron. After 40 days, the body is completely dry. After 40 days, dopo 40 giorni, il corpo è completamente asciutto. Now fill the body with spices and plants. Ora, fill e riempire. Adesso riempi il corpo con spezie e piante. Wrap the body in linen bandages. Wrap è il verbo arrotola, arrotola. Avvolgi il corpo in bende di lino. Put lucky amulets under the bandages and say spells to activate their magical powers. Put lucky amulets significa inserisci degli amuleti fortunati sotto le bende e dici delle formule magiche per attivare il loro potere. Sono gli amuleti magici. Now put the mummy in a coffin. Adesso metti la mummia nel sarcofago. Then put the coffin in another coffin and that coffin in another coffin. Sembra uno scioglilingua. E adesso metti il sarcofago in un altro sarcofago e lo sarcofago in un altro sarcofago. Praticamente è un panino di sarcofagi, infatti esistevano vari strati di vari livelli. Then put it in a secret room inside a pyramid. E infine metti il tutto in una stanza segreta all'interno di una piramide. Bene, con questo abbiamo imbalsamato la nostra mummia. Mi raccomando, non rifatelo a casa, ed è giusto una curiosità per capire come gli egizi imbalsamavano le loro mummie. Ascoltate, esercitate sull'ascolto e ci vediamo domani. E mi ricordate sempre di completare gli esercizi che non dovete inviarmi. Buon lavoro, ciao bimbi.